Purtroppo la nostra società moderna si è riempita di valori vacui, di valori transitori, caduci, che non hanno più nessun valore intrinseco. L'amicizia quasi non esiste più, la gente non ama leggere, la gente non scrive, la gente non ascolta più musica. La gente si sta imbruttendo, quindi bisogna ritornare, secondo me, a coltivare i valori che realmente valgono, che realmente contano, perché quelli sono dei solidi valori. I libri, bisogna ritornare a coltivare la lettura. E io, nel mio piccolo, cerco di dare il mio consiglio a tutte e tutti coloro che vorranno ascoltarlo, perché da sempre ho avuto un forte interesse per i libri. Sono stato un grande bibliofilo, come potrete vedere in alcuni dei miei video. Quindi invito a tutte e tutti voi a scrivere nella community del mio canale Sant'Enchan le vostre opinioni in merito, i temi dei quali vorrete che io parli, oppure dei quali parlate voi, a scrivere degli articoli. Come si può sopperire a questa superficialità, a questa banalità della modernità o della postmodernità nella quale ci ritroviamo a vivere? Come, diciamo, recuperare i valori che contano? Quali sono, secondo voi, i libri che vale la pena di leggere? Suggeritemelo, ditemelo. Scrivete nella mia community. Andate a cercare scritto community, dove c'è video, playlist, c'è anche community. Quindi vi aspetto in massa, aspetto commentari. Commentari in massa, non solo sotto i miei video, ma anche nella community. Postate i vostri video nella mia community, che io farò lo stesso, e postate commentari. Non ho la stecca per il selfie. E quindi come fare a sopperire a tutte le mancanze di ideali che al giorno d'oggi non ci sono più? Bisogna leggere sempre di più ed ascoltare musica. Io, per esempio, a cena non ho visto un film, non ho acceso la tele, ho ascoltato questo CD di musica tibetana. Chogyal Namgyal Norbu Rinpoche Chod, Cutting Throat Dualism, tagliando con il dualismo. Il dualismo che separa il sé dall'altro, il noi dal mondo, perché siamo un'unità. Dal momento in cui tu vedi qualcosa, quella cosa fa parte della tua mente, quindi del tuo essere. Formalmente sei diviso dalle cose, ma intrinsecamente sei collegato con il tutto, perché la tua mente, recependo il tutto, si unisce a tutto. Capito? Fa parte del tutto. Quindi bisogna leggere, bisogna ascoltare musica come questa, eh? Perché gli spettacoli per le masse accondizionano le masse, ti fanno ragionare come se fa parte di un gregge. Invece, 1.000 persone leggendo lo stesso libro pensano in 1.000 forme differenti, 1.000 persone guardando lo stesso film pensano nella stessa forma. Allora, questo è stato un altro dialogo, oi dialogoi. Adesso vi lascio perché arrivo ai 5 minuti. Grazie di avermi seguito e alla prossima, cari amiche ed amici. Grazie di seguire il vostro Sant'Enchan e buonanotte. Vediamo 50 secondi. Ciao. Ciao ciao.